Bene, vediamo come realizzare in pochi secondi una foto tridimensionale con una qualsiasi macchina fotografica. Allora, innanzitutto carichiamo due foto che sono scattate utilizzando il sistema del ChaCaCa. Qual è il sistema ChaCaCa? La prima foto è scattata appoggiandosi con il piede sinistro, eccola qui. La seconda, praticamente rimanendo nella stessa identica posizione, cambiamo semplicemente il movimento del corpo spostandosi sull'altro piede e rifacciamo lo scatto. In questo caso dobbiamo dire di star fermi alle persone in modo da avere due scatti che siano molto simili tra di loro, è molto molto importante. Bene, facciamo un doppio clic sul in modo da creare un livello dallo sfondo e trasciniamo una delle due foto sull'altra. Ecco. Adesso lavoreremo solo con questa immagine, ingrandiamola in modo da adattarla allo schermo e vederla un po' meglio. Una cosa importante da fare in modo da posizionarla correttamente è quella di diminuire l'opacità dell'immagine in modo da spostare la foto stessa in modo da andare a identificare più che altro un orizzonte similare. E un'altra cosa importante è trovare il punto nel quale vogliamo che sia il punto zero. Nel caso specifico potrei indicare questa persona calva e questa qui sarà la persona dal quale da qui in avanti l'effetto 3D uscirà dallo schermo, da qui indietro invece andrà verso l'interno dello schermo. Quindi decidete voi se per esempio farò il tavolino oppure qualcosa ancora più indietro. Rimettiamo l'opacità al 100 e facciamo questa piccola operazione di fare clic velocemente sul livello in modo da avere otticamente una specie di effetto 3D. Ecco, se questo funziona, sappiate che già l'effetto 3D funzionerà anche quando creeremo l'anaglifo. Questo è molto importante. Riprendiamo il secondo livello e col tasto destro del mouse andiamo a modificare le opzioni di fusione del livello, quindi opzioni di fusione, dove in maniera molto molto semplice lasceremo solo il canale rosso abilitato. Solo il canale rosso. Basta dare ok e magicamente, adesso io vado a inforcare per voi gli occhialini, abbiamo ottenuto un splendido effetto 3D da una banalissima doppia foto creata con l'effetto ciao ciao ciao.